Benissimo, grazie. Se non no. Ti sentiamo a scatti. Pronto, mi sentite meglio adesso? Vero. Purtroppo dopo un Sì. po' la linea va in crisi, grazie, grazie. Di una notizia che mi ha mandato un amico, ogni tanto di quelli che insomma, mi manda sempre, no, le notizie, le informazioni quando vengono fuori, no, che vengono un po' postate su Facebook, eccetera. Lui immediatamente mi manda tutte le notizie, senza verificarle, no? Senza verificarle. Quindi, la maggior parte delle notizie che troviamo in rete sono notizie per certi aspetti un po' fasulle, perché non le verifica nessuno. Qualcuno le posta, no? Su Facebook o su un altro, su Telegram o dov'è, e tutti, cioè, si mettono a postarle, no? Sugli altri social media senza verificarle. E mi dispiace dire questa cosa qui perché io apprezzo la buona volontà di questa gente in buona fede, no? Però purtroppo non è proprio un lavoro fatto professionale, in maniera professionale. Vi faccio un esempio. Oggi lui mi ha mandato un messaggio preso da un canale, da un sito americano, immagino, che si chiama News Punch, che non ho mai sentito dire, e che dice praticamente Biden firma l'accordo dando autorità all'Organizzazione Mondiale della Sanità per il controllo degli Stati Uniti sulle future crisi pandemiche. Questa qui è una notizia completamente fasulla, confermata dalla foto di sotto, perché la foto di sotto fa vedere Biden, no, con tutti lì intorno che applaudono, eccetera, non è riferita a quella notizia lì. Ma è una foto riferita addirittura al 13 dicembre del 2022, quando tutti insieme hanno firmato il Respect on Marriage Act, che è una legge fatta in relazione ai matrimoni, quindi niente a che fare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io mi sono permesso di far notare questa cosa qui a Alberto, che gliel'ho detto in maniera anche un po' decisa, diciamo così, non sgarbata, ma decisa, perché già la seconda, la terza volta che mi manda questi messaggi, già precedentemente gli avevo detto: Alberto, controlla i messaggi prima di mandarmeli, perché poi devo controllare, aprire una cosa e quell'altra, e si perde tempo a fare una cosa così. Poi se so che sei in contatto, li mandi anche a tanta gente, sì, certo, no, del messaggio che poi mandi, perché sennò fai anche una brutta figura. E lui se n'è un po' avuta male, non so quello che gli ho scritto, ma ha detto: sì, proprio te mi vieni a dire queste cose qui, che parli di simbologia, di simboli, di tutte queste cose, non sai assolutamente nulla, e parli a vanvera. Ecco, siamo a questi livelli qua, ma nemmeno a spiegargli le cose, doveva dire: guarda, abbi pazienza, sì, effettivamente non c'è il collegamento tra il titolo e la foto, che è anche la didascalia, e insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma perché vi ho parlato di questa cosa qui? Vi ho parlato di questa cosa qui perché, nonostante, poi c'è anche l'aspetto che Biden non ha nessuna sovranità, diciamo così, o autorità di firmare una legge che rilascia, che dà all'Organizzazione Mondiale della Sanità l'autorizzazione di fare certe cose. L'Organizzazione Mondiale della Sanità se la prende per conto proprio, ed è proprio questo il punto di cui volevo parlare. Tra poco si dovranno riunire, è già un bel po', sapete che si sono riunite anche un po' di tempo fa, e tutta questa cosa è poi collegata con l'European Digital ID Wallet, di cui ho già parlato nelle scorse settimane, cioè andiamo verso la digitalizzazione, e naturalmente questa operazione che stanno facendo è collegata anche a questo. Quindi avranno bisogno di
cercheranno di autorizzare l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad avere il controllo, direi quasi assoluto, di tutti i ministeri della salute del mondo, in maniera tale che quando c'è una pandemia e loro una mattina si svegliano e annunciano la nuova pandemia, che dovrebbe essere una pandemia di nuovo che interessa l'aspetto polmonare, anche la prossima volta, tutti gli stati si dovranno adeguare. Ecco, questo è un vero rischio perché si va ad sovrapporre a quello del cosiddetto passaporto digitale europeo, che rischia di creare veramente una situazione molto difficile. Noi tutti siamo qua stasera per cercare di capire quelle che sono le vie d'uscita. Quindi dobbiamo rimanere tranquilli, cercare di rimanere più tranquilli possibili, perché se ci facciamo prendere dal panico, poi dopo non ragioniamo più, no? Stare tranquilli, però bisogna essere consapevoli che la direzione nella quale andremo il prossimo anno, quello successivo fino al 2025, prevede appunto tutti questi passaggi. Quindi chi rimarrà in Italia o in Europa o in tutto il mondo occidentale, quello dei G20 praticamente, in Europa c'è compresa anche l'Inghilterra e la Svizzera, perché di fatto non cambia niente, l'Organizzazione Mondiale Sanità, sovranità anche sui loro ministeri della salute. Dovranno andare, andranno incontro a questa situazione in cui tutti dovranno essere vaccinati. Poi quello che non ti dicono è che tutti coloro che vorranno usufruire di questa applicazione per l'ID dovranno essere vaccinati, e dovranno essere vaccinati al Covid. Cioè, chiunque, non è che poi loro si scordano del fatto che voi non abbiate fatto la vaccinazione al Covid. La vaccinazione al Covid dovete assolutamente mostrare in qualche parola, in qualche maniera, che avete il QR. Io ho la soluzione in emergenza, diciamo così, a questo problema. Non so fino a quando durerà, ma io in questo momento ce l'ho. L'ha fatta anche Franco, l'ho fatta anch'io, l'ho fatta anche per altri amici, e per fortuna funziona. Non voglio stressare, detto, non voglio stressarvi troppo su questo punto, però suggerirei di non aspettare l'ultimo momento, a considerare questa possibilità. Non aspettate l'ultimo momento, cerchiamo sempre di prevenire i problemi, perché quando si prevedono i problemi, sì, purtroppo c'è da lavorarci un pochino di più e prendere qualche rischio, però poi il problema quando viene si supera, no? È già superato perché si è prevenuto. Invece purtroppo spesso e volentieri stiamo lì in attesa, si vede, si vedrà, se ne parla lunedì, e poi dopo quando poi insomma ci rendiamo conto effettivamente delle cose, è poi troppo tardi. Allora, io farei una pausa un attimo. Avete per caso, c'è qualcuno per caso che ha delle domande? Sì, Prego, Massimo, prego. forse devi attaccare la registrazione. L'ho già attaccata, Franco, grazie. Ok. Grazie, Franco. Ho già attaccato, forse si è sentito male all'inizio, ma per fortuna stasera mi sono ricordato, grazie. Allora, avete altre domande? Spaziamo pure a 360 gradi, Posso? poi anch'io da dire delle cose. Prego, prego, certo. No, allora, senti, no, volevo un paio di cosette. Va bene, prima una domanda della quale forse se si può sapere già la risposta, cioè qualora alcuni gruppi o movimenti, diciamo, extraparlamentari vogliano decidere, no, di opporsi a questo futuro, diciamo, di cui hai già parlato. Nazione per nazione, se credi che possa incidere in qualche maniera su questo nostro futuro, diciamo che si prospetta, di cui si è capito un po' la conformazione, no?
dove appunto l'OMS dirà un po' tutto e quindi i governi nazionali andranno a farsi benedire. Quindi se per te potrebbe servire a qualcosa sostenere movimenti nazionali, movimenti diciamo politici, ma io direi più sociopolitici, no? Per opporsi a questo futuro. Questa è la prima domanda. Poi la seconda, vabbè, che non c'entra Sì, ah, molto, ti sì. aiuto a No, rispondere, sì, sì. prego. Sì, ora rispondo alla prima, vai. Grazie. Allora, purtroppo non posso, ti devo dire la verità, no, e non posso essere troppo ottimista. Chi mi segue sa che io cerco sempre di essere positivo, no? Perché tanto piangersi addosso, lamentarsi sempre, non si risolve niente nella vita. Oggi mi sono successi un paio di problemi grossi, abbastanza antipatici uno dietro l'altro, e non è stata una giornata fortunata, sotto questo punto di vista. Però, io mi sono imposto, di avere sempre questa mentalità qui. Quindi, diciamo, l'incavolatura mi dura un secondo, un minuto e poi dopo ritorno, cercando di concentrarmi sulla risoluzione del problema piuttosto che sulla critica. Ecco, noi purtroppo in Italia abbiamo invece un atteggiamento per cui ci si lamenta, ci si lamenta, ci si lamenta, però poi non c'è azione per risolvere i problemi. È un fatto anche, diciamo, latino, tutti i latini sono così. Non posso essere ottimista perché, per il lavoro che conosci, che ho fatto io della trilogia, ho capito che sia i partiti di governo, diciamo così, sia l'opposizione, oppure i media ufficiali o i canali cosiddetti alternativi di informazione alternativa, gira e rigira, sono sempre controllati dagli stessi. Le manifestazioni importanti quelle importanti a Roma, in cui ci vanno tante volte, è successo anche in passato, mi ricordo, operaie o dei movimenti femministi, del movimento femminista, di qualsiasi tipo, adesso ci sono i Green, tutte queste cose qui sono un po' strumentali perché chi le controlla sono sempre gli stessi. Quindi purtroppo, questo, guardate, oggi ho visto per caso, ne voglio magari parlare nel prossimo intervento anche con l'amico Baldo Croce, però siccome anche questo è un intervento, ne parlo volentieri. In una delle ultime interviste che ha fatto Costanzo, non seguo molto la televisione italiana, quindi non so le date precise, so che è morto recentemente e so questo, però ho trovato questa intervista postata su Facebook che dura pochi minuti. Lui ha detto chiaramente, ha avuto l'onestà intellettuale di dire quello che sostengo io da tempo, e cioè che agli alti livelli sono tutti iniziati. Tutti. Quindi non ha importanza se te sei all'opposizione o se te sei in un partito di governo. È la stessa cosa se sono tutti fratelli, sono tutti iniziati alle varie massonerie. Ce ne sono diverse. Le principali sono quelle del rito scozzese. Scusa, ma io in realtà mi Sì. riferivo a E quelle movimenti del rito di Iorio di cui ho parlato nei miei interventi. Sì. non attualmente in Parlamento, È la stessa allora. cosa. È la stessa Sì. cosa, Fabio. Quando un movimento, ci arrivo. Quando un movimento diventa importante, automaticamente viene infiltrato. Te lo dico io, garantito al 100%. Se te cominci a vederlo in televisione e il movimento cresce, stai tranquillo che se lo vedi in televisione è perché il movimento è sotto controllo. Infatti, guarda, mi riferivo proprio a gente che non viene invitata mai. Però, vabbè, magari te ne parlerò in Non separata sede. arriverebbe in televisione.
Sì, no, infatti il problema è proprio quello che se non viene conosciuto un movimento andando in TV, chi lo vota più poi? Non sentiamo. Non si sente più. Scusate, ma sono solo io che non sento o anche gli altri? No, nemmeno io sento nulla. Anch'io. Ok. Sparito. Franco, scusa, hai... Ah, ecco. Pronto, mi sentite? Sì. Ecco, sono dovuto, abbiate pazienza, sono dovuto uscire e rientrare. Allora, un attimo di pazienza che ricomincio, mi sentite bene, no? Mi sentite, no? Ecco, un attimo, Grazie. sto ancora registrando. Sto ancora ha ripreso la registrazione automaticamente, ma che cosa particolare questa. Allora, sì, stavo appunto dicendo, Fabio, no, per darti la risposta, che questi movimenti nascono effettivamente come movimenti spontanei all'inizio, però quando poi prendono una certa importanza, un certo numero di persone, automaticamente vengono infiltrati, diciamo infiltrati dai servizi, infiltrati insomma da agenti, tante volte da agenti di polizia, della Digos principalmente, che naturalmente rispondono alle sovrastrutture, eh? Non rispondono a noi, non sempre, non sempre, qualche volta fanno diciamo proprio il loro dovere, però qualche volta invece quando si creano situazioni politiche particolari intervengono insomma, ai vertici per controllare praticamente il movimento. È successo, guardate, in un certo senso, secondo me, in un certo senso molto, molto generico, intendiamoci, anche al Movimento 5 Stelle, perché ha avuto una tale metamorfosi che effettivamente ha fatto proprio un retrofront su tante cose di 180 gradi, no? Prego, Fabio, la seconda domanda. La seconda, diciamo, un po' fuori tema, però ecco, io avendo con grande attenzione ascoltato le tue conferenze con il buon Ubaldo, insomma, cioè, sono rimasto abbastanza sconvolto nel vedere che molti, lui compreso, non riescono, insomma, a farsi capacitarsi del fatto che insomma, Mussolini avesse avuto rapporti intensi con la massoneria. Ecco, tu l'hai capito questa cosa, cioè si è reso conto che cioè, loro anche Ubaldo persegue sulla linea che lui non c'entrava nulla, era anzi contrario, ha combattuto la massoneria a suo tempo. Cioè, a me sembra incredibile questa cosa. Dopo tutte le spiegazioni, quello che gli hai mostrato, no? Le immagini, le citazioni, eccetera, niente, non riescono a capacitarsene. Ti ricordi la citazione che ho scritto di Goethe nel libro? Di Goethe? Sì, Ti ricordi? Cosa mi dice la sembra di citazione? Te lo sì. ricordi? Ecco, la Allora, citazione quella, dice: dimmi, prego. se vuoi nascondere una cosa, Ah, sì, devi metterla mettila di sotto il fronte al naso. naso, sotto il naso. Cioè, questa cosa si può in un certo Vero, senso utilizzare questa vero. Cioè, che disposizione. poi Se quello che, uno scusa, non quello vuol che se... vedere, A sì, suo dimmi. tempo i cosiddetti grillini, ricordi come parlavano male della massoneria? Dicevano, ma noi, ma per carità, espelleremo i massoni,
Ma è tutta una buffonata perché a me risulta È che insomma, i chiaro, fondatori è erano proprio loro, chiaro, quindi è chiaro, è chiaro, è chiaro, hanno fatto apposta per doppio fregarci. gioco. Doppio gioco, doppio gioco. Purtroppo anche molto sporco perché lì hanno fatto proprio un gioco sporchissimo. Ora, io per carità di Dio, sapete che Veramente. io ho grande rispetto, l'ho detto tante volte, per la massoneria vera, quella vera. Mi chiedo dove sia finita. Se c'è ancora, se esiste ancora, ma non me lo chiedo soltanto io, se lo chiedono anche massoni illustri. Allora, per darti la risposta, Ubaldo purtroppo è un fascistone, però di quelli buoni. Io anche in questo caso, ho grande rispetto per molti ragazzi, anche giovani, che leggendo la storia vedono Mussolini come un eroe nazionale e come quel momento storico lì, come un momento storico importante da rivalutare nella storia italiana, perché in un certo senso è stato buttato tutto via quel ventennio lì, è stato dimenticato come ventennio. Per 20 anni buttati via. Invece no, perché fanno comunque parte della nostra storia. Mussolini ha fatto anche delle, non ha fatto cose brutte, Mussolini. La maggior parte delle cose che ha fatte, le ha fatte, secondo me, in buona fede e le ha fatte al meglio, diciamo così, per i cittadini, in maniera onesta. Il problema, e questo viene fuori anche dalla lettura del libro di Vanoni, che in parte sto leggendo, e lui parla del libro, parla del titolo della Società Segreta, qualcosa così, se volete, però poi ve lo do. Questa doppia anima di Mussolini, nel senso che lui, come spirito, lui non era un massone, perché quando te sei uno spirito, come diceva lui, un passionale, un focoso, un entusiasta, no? Uno che lo vedete era sempre un personaggio che voleva sempre inneggiare, voleva sempre con questa pancia, questo petto sempre in fuori, no? Come si poneva lui. No, questi personaggi qui non sono personaggi che puoi controllare e quindi non sono personaggi ideali per far parte di un ordine massonico che invece è un ordine militare. Ricordo, la massoneria è una chiesa e la struttura è una struttura militare. Questo non l'ho detto io, l'ha detto Albert Pike in Morals and Dogma. Non l'ho detto io, l'ha detto lui che è una chiesa, non l'ho detto io. Quindi Mussolini è stato costretto a un certo punto accettare il 33° grado onorem. Se te mi chiedi, lui ecco, dicevamo, se mi chiedi perché l'ha fatto, la risposta è molto semplice, per opportunità politica. Perché lui ha capito, mi sentite, no? Perché lui ha capito che senza questa atto diciamo formale di associazione iniziazione massonica, lui non avrebbe potuto fare la marcia su Roma, è stata finanziata da Piazza del Gesù e dall'altra organizzazione, come si chiama? Adesso mi sfugge. Da tutti i massoni è stata organizzata la marcia su Roma. Lui non avrebbe mai potuto farla se non fosse entrato in massoneria. Quindi è stata la massoneria stessa che l'ha sponsorizzato e che gli ha permesso di arrivare a Roma. Da solo non ci sarebbe mai arrivato, ma funziona ancora così, ha sempre funzionato così. Non lo so da quanti anni che funziona così, ma sicuramente nella storia degli ultimi 200 anni, anche per le testimonianze che ho raccolto io nella trilogia, ha funzionato sempre così, senza il supporto della massoneria come spinta finale,
te non vai da nessuna parte, ma ve lo dico anch'io come esperienza mia personale, poi magari un giorno ne parlerò. Non ho mai parlato, eh? Un giorno ne parlerò, perché poi bisogna tra cominciare anche a dirle un parentesi, po' queste cose qui. chissà come mai Ti ho mi dato la risulta che risposta, sia il Fabio? suo giornale. Senti? Vedi caso, il suo giornale era stato finanziato dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, no? Cioè, dove una massoneria conta qualcosa, no? Fabio? Io ti sento. Sì, scusa, ti ho perso un attimo. Ti ho No, dato la dicevo, risposta, dimmi. sì, poi vedi caso il suo giornale d'Italia, no? Mi risulta che fu finanziato dalla Gran Bretagna, da finanzieri della Gran Bretagna, no? Dove mi pare che la massoneria conti un po'. Sì. Ma certamente, 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 lui ha preso i soldi dalla massoneria italiana e poi ha preso i soldi anche da Londra, ma ora Esatto. non solo da Londra, non è la serata per parlarne, però ve la dico così Certo, al volo, poi chi non mi segue, però è scritto nel libro, nel libro se stai un po' attento le puoi capire queste cose qui. A un certo punto Mussolini arriva al governo. In Italia la situazione economica era disastrosa. Quegli anni lì erano gli anni ancora di difficoltà economica, di grande difficoltà economica, gli anni del 30, 30, 30, 35, 33, c'era stato poi il crollo il 29 famoso, eccetera, eccetera. Erano quegli anni lì, in un certo senso, no? Che cosa ha fatto Mussolini? Dove li ha trovati i soldi? Noi dobbiamo renderci sempre. Borsellino e Falcone dicevano: seguite i soldi, no? Voi seguite i soldi, la traccia dei soldi e capite le cose. Vi dico la stessa cosa io adesso. Come ha fatto Mussolini a fare tutte quelle cose lì che ha fatto? Le ha fatte perché ha ricevuto enormi finanziamenti. E sapete, probabilmente devo usare il condizionale perché ancora non ho trovato dei supporti cartacei, insomma, documentali che confermano queste cose. Ci sono arrivato un po' io a senso così. E sapete come li ha ottenuti la maggior parte dei soldi? Svendendo quel poco d'Italia che c'era rimasta, di sovranità italiana che c'era rimasta, perché ricordo, avevamo perso la prima guerra mondiale, la seconda non era ancora iniziata. Andando alla SEC di Londra, SEC vuol dire Security Exchange Commission, trasformando l'Italia in una società privata, costituendo una società privata e dando le garanzie che questo comporta, quindi 30, 40, quanti erano? 60 milioni di italiani, eccetera, eccetera. La SEC di Londra ha dato un sacco di soldi. Però lì abbiamo perso quel poco di sovranità che c'era. L'Italia è ancora una società privata, scritto nel libro, te lo ricordi, Fabio? È quotata alla SEC. Certo. E quando il ministro del Tesoro si dice che c'è bisogno di un ritocco, no? Perché è sforato, no? Ritocco, quindi ritocco vuol dire andare dalle banche e farsi dare degli altri soldi per pagare i debiti. Dove credi che vada il ministro del Tesoro? Io ne ho parlato nei miei interventi 2 o 3 anni fa di alcuni documenti che ho trovato. Vanno alla SEC di Londra. L'ultima volta il prestito gli è stato dato, non mi ricordo per quanti miliardi, sembra 40 o 400, non ricordo, dalla Bank of America. Ora, queste sono tutte cose nero su bianco. Io ho trovato i documenti, ne ho parlato, ma non troverete mai un economista di quelli che vedete sempre in televisione, o un esperto di moneta o di finanza, o chi volete che vi dice queste cose qui, che naturalmente sono cose sconvenienti. Noi tutti siamo, come italiani, un asset, facciamo parte dei cespiti di una società privata. Vedete com'è complessa questa cosa qui e si continua a parlare di politica di destra?
sinistra, si va a votare di qui, di là, di su, di giù. Cose non servono assolutamente a niente. Ora, no, non voglio fare un intervento e dilungarmi troppo su queste cose, perché sono anche cose che prevedono un certo approfondimento, non si possono buttare lì così. Ritorniamo all'argomento della serata. Fabio, hai altre domande? No, no, grazie, va bene così, ti ringrazio. Prego, prego. Allora, ritorniamo all'argomento di cui si deve parlare, perché sono cose anche abbastanza delicate da parlarne e non vorrei essere frainteso. Ci sono altre domande? Allora, la volta scorsa io ho commesso l'errore e mi sono dimenticato di registrare. La volta scorsa è intervenuto Franco e ha spiegato per bene come lui ha ottenuto il visto, no? Per la residenza come pensionato. Franco, se non ti dispiace, abbi pazienza, ti chiederei di rispiegare di nuovo tutte le varie fasi che ti hanno poi portato all'ottenimento del visto per 2 anni. Prego. Sì, allora, per il visto sono andato a Dar es Salaam e tramite l'aiuto di una persona, che vabbè non faccio il nome, e sua moglie, mi hanno portato all'ufficio immigrazione e lì è avvenuto il tutto. La cosa si è risolta in un paio di giorni, però dietro c'è tutto un lavoro che sinceramente io non ho la minima idea di come sia stato affrontato e quali sono tutti i passi da seguire. Io alla fin fine ho soltanto fatto un versamento al governo e poi sono andato a fare la foto e le impronte digitali. Non ho la minima idea quali siano le prassi da seguire per ottenere questa cosa, perché non, cioè, proprio non lo so. E adesso qui a Zanzibar invece sono riuscito ad aprire un conto corrente perché per farlo ci vuole quindi la residenza e avere il visto. E adesso sto cercando di ottenere diciamo, l'analogo. Come si può dire, codice fiscale, tipo il nostro codice fiscale qui si chiama NIDA, è un identificativo, un numero. E però penso che ci vorrà un paio di settimane. Quindi voglio dire, sì, per me la cosa è stata abbastanza rapida, cioè è stata, non abbastanza, è stata rapida, però io ho trovato, diciamo, già la pappa pronta, ecco, questo è il discorso. Ecco, Posso chiedere benissimo. Prego, prego, papà, prego. capire, ma se uno ha residenza ci vuole anche il visto? Sono ignorante io, non... pensavo che se uno, cioè, se uno ottiene la residenza, il No, visto non è un il visto visto, ah critico. no, il visto, papà, ah, scusami, forse abbiamo Sì, fatto allora un... io adesso vivo a Zanzibar. Allora, comunemente parlando, il visto è quello turistico, no? Quando te vai in un paese devi avere il visto turistico. In questo caso parliamo di permesso di residenza, permesso per pensionati, capito? Perché parlava di visto, allora non capivo. Sì, sì, Ok, sì, quindi sì, 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 residenza. Perfetto. residenza, Grazie. sì, che dura 2 anni, va bene? E Ecco, dopo si ecco. rinnova, ovviamente. Sì, si rinnova quasi automaticamente, non c'è da ripagare la stessa fee, però la procedura ormai, insomma, siamo nel database, insomma, del governo, è tutto più semplice. Allora, Ok, da quello che io... sì, dimmi. Devo chiedere un'altra roba. Da quello che avevo capito le volte precedenti, adesso in questo caso il signor Franco è lì e quindi sta lì, però uno può anche venire, prendere residenza e tornare a casa, giusto? Sì, corretto, non c'è obbligo di permanenza. Sì. Dimmi. Sì, il fatto di avere una doppia residenza non inficia, non so, tipo le...
l'assistenza sanitaria, No, 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 non c'è non niente. inficia assolutamente nulla perché non lo sa nessuno. Non c'è bisogno di fare nessun tipo di pubblicità. Te la metti in tasca e basta. Qualora ci fosse anche una situazione di emergenza, no? Ce l'hai e la usi e nessuno ti può dire niente. Se sei ancora residente in Italia, ancora per un lungo periodo, anche se tu dovessi venire qua, l'iscrizione all'AIRE, che poi va fatta naturalmente, è abbastanza flessibile, cioè non è che la devi fare subito, e poi risulterai residente all'estero, è tutto perfettamente legale. In Italia suggerisco in quel caso comunque di mantenere un domicilio, può essere presso un amico, meglio un fratello, una sorella, no? Un genitore, ecco. Per la posta, no? Per tutte le cose che uno può magari ecco, deve ricevere, ecco, questo sì. Intervengo un attimo. Per quanto riguarda invece appunto per la posta, ad esempio, che ne so, l'Agenzia delle Entrate, eccetera, io suggerisco di farsi una PEC, costa pochissimo, posta certificata, e all'interno dell'Agenzia delle Entrate puoi mettere come recapito la PEC e quindi non hai problema neanche della posta perché te la mandano direttamente in casella. Ecco, benissimo, ottimo Franco, grazie. Io questa non la sapevo, sta cosa, così adesso la so. Ai miei tempi non esisteva la PEC. Buonasera Raffaele, benvenuto. Non so se ci conosciamo o no. Allora Raffaele, se non ti dispiace, ti mando un ciao che te non mi puoi scrivere. Un secondo, un attimo soltanto. Così almeno rimane traccia se c'è bisogno, se abbiamo bisogno di contattarci, eccetera, eccetera. Allora, volevo fare una precisazione, no? Dunque, la procedura brevemente, siccome so che molti di voi sono pensionati, quindi è questo diciamo, la tipologia, una classe C si chiama qua, no? Di residenza che interessa di più. Allora, chi è interessato a questa procedura? Si può fare in due maniere, si può fare come per esempio la fa l'amico Cristoforo che viene durante l'estate con la sua signora e lui la vuol fare per sicurezza, no? La fa per sicurezza, fa tutta la procedura normale che ha fatto Franco e poi ritorna in Italia. E va bene. E poi si può fare naturalmente anche quando uno, cioè, quando uno decide di venire per rimanere, non c'è nessuna differenza. Quello quando uno è interessato a farlo è che io vi mando una lista di documenti che voi dovete mettere insieme, no? La situazione bancaria, patrimoniale, eccetera, eccetera. Voi poi ce li mandate. Il mio amico Marco ci lavora e nel giro di massimo, insomma, 2 settimane è tutto pronto. Quindi è una procedura anche abbastanza semplice. Quando voi venite, è già tutto pronto, come è successo con Franco. Si va a prendere le impronte digitali. In due viaggi all'immigrazione è tutto fatto. Io sono stato molto contento di aver trovato questa soluzione perché se ci si affida ad un avvocato, ci sono degli avvocati, no, che fanno questa cosa, gli avvocati bisogna stare un po' attenti, io lo so, ve lo dico perché vengo da New York, non è che gli avvocati furbi sono solo in Tanzania, no? Ci sono anche a New York, bisogna stare molto attenti agli avvocati, perché magari ti chiedono una certa cifra, ti chiedono 300-400 dollari e poi dopo a un certo punto questa pratica non va avanti e dopo 2 mesi, 3 mesi ti scade il visto turistico che dura 3 mesi, te sei in difficoltà e non capisci quello. Fare. In questo caso invece non c'è questo problema e si ottiene direi in maniera velocissima quella che si deve ottenere. Ho preferito optare per questa soluzione qui piuttosto che per l'altra perché poi dopo magari viene fuori che questo avvocato fa dei pasticci e ci sono di mezzo anch'io e non va bene. Quindi in termini anche di qualità del servizio è un servizio posso dire che funziona molto bene. C'è il limite ufficiale diciamo di 60 anni.
però è possibile, posso far ottenere il visto di residenza come pensionati per 2 anni anche a chi ha compiuto 50 anni, oltre 50 anni. È una procedura, è la procedura identica, costa un pochino di più, però si può fare. Si può fare anche a 45 anni, se una persona, un ragazzo, una coppia, insomma, sta veramente bene e dimostra di avere le risorse per stare qui magari 2 anni in tranquillità, ma anche di più, mettiamo caso a 100-200 mila euro, sono tanti soldi qua, sono tanti soldi, uno ci abita 10 anni, se non 15 anni con quei soldi lì, facendo una vita modesta, ma senza particolari rinunce, può venire qua anche se può tenere questa residenza, anche se è una coppia giovane. Ecco, quindi c'è una certa flessibilità in questa cosa. L'altra possibilità è quella di venire, soprattutto questo per i ragazzi giovani, e lavorare per una no profit. Io sono in contatto con un paio di no profit, se ci fossero ragazzi giovani che vogliono fare un'esperienza di 2 anni, hanno qualche soldo da parte, oppure hanno la famiglia di dietro e sono in Italia a non fare niente, io gli suggerirei veramente di pensarci, perché è sempre una bellissima esperienza, in 2 anni possono sicuramente migliorare l'inglese, se vogliono possono anche andare a scuola qua naturalmente, e anche all'università, perché c'è anche una buona università a Dar es Salaam, e poi possono imparare anche un po' la lingua locale, che si chiama Swahili, è una lingua abbastanza difficile per noi. Io ho provato un attimino a studiarla e non ci sono ancora entrato dentro, devo dire, devo studiarla un pochino di più, perché non è una lingua che viene dal latino, no? Che per noi ci rimangono un pochino più facili, ecco, è abbastanza difficile, però un ragazzo giovane sicuramente ha un'elasticità mentale superiore e le lingue si sa, si imparano quando... Poi alla fine di 2 anni, se si trova bene, può rinnovare i problemi. Benissimo. Allora, avete domande per caso su quello di cui abbiamo appena parlato? Per queste tipologie di visti? Ecco, allora, se non ci sono domande, vorrei dedicare proprio 5 minuti al discorso investimenti, principalmente a Zanzibar. Mentre è possibile comprare direttamente, cioè con il nostro nome e cognome, una proprietà a Zanzibar, oppure anche un'attività, oppure anche un condominio, insomma, qualsiasi cosa, va bene? Questo non è possibile farlo in Tanzania, le regolamentazioni sono un attimino diverse ed è anche questa la ragione per la quale io sto indirizzando tutti coloro che mi vengono a trovare a Zanzibar, no? A vivere proprio a Zanzibar piuttosto che in Tanzania, ma tenete presente che la nazione è la stessa, le regole dell'immigrazione sono le stesse, uno può andare avanti e indietro, cambiare abitazione, spostarsi di qui e di là senza nessun tipo di problema, deve semplicemente fare una notifica all'immigrazione che si è spostato, se si sposta, diciamo, da Zanzibar un domani e va in Tanzania. Tanzania ha caratteristiche, è una grande nazione, è, diciamo, ideale per coloro che vogliono venire qua a fare business vero, diciamo, vogliono creare un'azienda, vogliono avere una visibilità, insomma, hanno possibilità economiche, e allora in questo caso non suggerirei assolutamente di andare a Zanzibar, a meno che non vogliano comprare un hotel. Vogliono comprare un hotel, allora probabilmente ci sono anche diverse occasioni, ci sono diversi hotel in vendita, piuttosto belli, e allora possono andare a Zanzibar, altrimenti per tutte le altre attività vedo molto di più il discorso della Tanzania. Allora, per quello che riguarda le proprietà e affitti, allora per gli affitti, gli affitti sono un pochino più cari a Zanzibar rispetto alla Tanzania, e tenete presente che si va dai 300
dollari in teoria, si parla sempre di dollari, $200 al mese in affitto per una camera oppure due camere piccoline con bagno, o, insomma, bagno, cuscinotto, una cosa di questo tipo. Il problema che c'è è che non c'è molta offerta. Siccome le famiglie lì sono famiglie musulmane, sono sempre piuttosto numerose, la maggior parte degli appartamenti ha due o tre camere e le condizioni possiamo dire anche igienico-sanitarie, a meno che la struttura non sia nuova, non sono granché. Quindi una delle mie preoccupazioni più grosse è di trovare una sistemazione per coloro che vogliono venire in affitto all'inizio. E quindi bisogna lavorarci un pochino, ho bisogno almeno di un mese se non due mesi per chi vuol venire in affitto. Per chi invece vuol venire a comprare una proprietà, in linea di massima un po' più un po' meno non ci sono le stesse problematiche, nel senso che devi trovare la proprietà, però si trovano case. Ecco, sono tornato finalmente. In questo momento io ho a disposizione, secondo me, delle ottime opportunità di investimento comprando terre. Ho un terreno a Fumba e poi forse ne dovrei avere altri due, che l'ha vista anche Franco, e secondo me in una bella posizione, molto bella. Tutta l'area, quell'area lì, in futuro acquisterà valore, perché è vicino a Fumba Town e Fumba Town è proprio una città, stanno costruendo una vera e propria città con 3.000 appartamenti, il gruppo è un gruppo tedesco e stanno facendo abbastanza bene, direi, e quindi mi piace molto quella zona lì. C'ho da lavorarci moltissimo perché i terreni non hanno il title deed e quindi c'è da seguire tutta una procedura particolare, anche Franco adesso un pochino l'ha capita, insomma è molto faraginoso, c'è da andare a parlare col sindaco, c'è da fare tutta una serie di insomma, abbastanza complesso. E fra l'altro ci vuole anche un certo costo per farlo, e io non posso chiedere soldi magari ai miei clienti che mi chiedono, no? Mi chiedono se ci sono delle terre, e io bisogna che faccia tutto il lavoro io per conto mio, e quando ho sanato, si direbbe così in Italia, ho sanato il terreno, poi glielo posso proporre, perché se no non gli posso proporre una cosa che non è sanata, è chiaro. Poi c'ho un altro bellissimo terreno nella zona di Chisauni, dove abita anche Franco. È un terreno libero, però ci si può costruire. Sono dei prezzi, io non ve li dico, ve li dirò poi personalmente se c'è qualcuno interessato, ridicoli per noi. Con quei prezzi lì non ci si compra nemmeno un garage, non ci compri nemmeno mezzo garage. Per esempio questo terreno è 20 metri per 20 metri e ci si può costruire una bella villetta, recintarla, e quando, per darvi un'idea, quando il lavoro è finito, ecco, automaticamente la proprietà vale quasi il doppio. Quindi uno spende, mettiamo, $10.000 per comprare il terreno, ci spende $100.000, scusate, sì, 70-80 mila dollari per costruirci, la proprietà acquista valore. Forse il calcolo non lo fate esatto sui numeri, perdonatemi. Però diciamo che grosso modo si fa questo calcolo qui. Acquista dal 50 al 100% di lì a poco. Quindi diventa anche un investimento buono da fare. Poi c'ho anche un'altra abitazione su due livelli con ingresso indipendente, a Buda si chiama, che è a Stone Town. Anche quella è una bella palazzina che si prende secondo me con una cifra giusta, quindi qualche cosa
riesco a mettere insieme. Ci vuole un sacco di tempo. Non dimenticate che io non vivo a Stone Town, se abitassi lì sarebbe un po' più facile. Io abito abbastanza lontano, sono a sud del porto di Dar es Salaam e c'ho un ragazzo che mi segue in queste cose qui, adesso c'ho anche l'avvocato, però ci vuole un pochino di pazienza. Ecco, però io sono ottimista perché in questo senso posso esserlo, perché al di là della diversificazione nell'acquisto dell'oro, come seconda opzione vi suggerirei, per chi ha qualche soldo, di comprare una terra o una proprietà a Zanzibar. Questo ve lo dico, è un investimento sicuro. Qualsiasi cosa possa succedere in futuro rimarrà sempre un investimento, perché in Italia cosa si compra? Cosa vuoi comprare in Italia? Dov'è che puoi andare a comprare oggi con la situazione purtroppo che si sta creando, col rischio della guerra e tutto il resto? Non conviene assolutamente. Ecco. Io mi fermerei qui per il momento, non so se ci sono domande. Ciao Duilio, buonasera, scusa, non ti avevo visto. Max, ciao, buonasera, ciao, a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Allora, vediamo un po'. Ricordo, ho parlato del passaporto digitale, ricordo che io ho la soluzione, ho già detto comunque, ho la soluzione per questo, Non aspettate però l'ultimo momento, perché può anche darsi che questa soluzione tra 3 o 4 mesi non ci sia più, Adesso è valida e funziona, però si sa mai. Chi è interessato mi contatta, ne parlo, diciamo, a quattro occhi. C'è nessuno che ha domande? Abbiamo comunque già fatto un'oretta. Allora, vi dico anche un'altra cosa, che c'è stata un convegno recentemente, hanno parlato anche della residenza a Zanzibar. Originariamente, per comprare una proprietà a Zanzibar, se proprio si vuole spulciare la legge, uno dovrebbe aver prima ottenuto la residenza. Quindi, diciamo così, in questo caso Franco non avrebbe potuto comprare la proprietà perché non era ancora residente. Però, siccome si è creato un conflitto e si è creato un po' di confusione con un'altra legge che nel frattempo hanno approvato, che permetteva di ottenere la residenza in uno di questi, diciamo, di queste grandi città che stanno costruendo, tipo Fumba Town di cui vi ho parlato, perché lì uno che compra un appartamento che costa $100,000 ottiene automaticamente la residenza, no? Quindi ha la residenza finché lo tiene. Questo ha creato una grossa confusione anche a livello, diciamo così, all'interno, diciamo, degli apparati, no? Degli avvocati, una cosa e quell'altra, che poi hanno lasciato liberi gli stranieri di comprare le proprietà senza creare, appunto, guai e guasti. Hanno appunto riconfermato che gli stranieri possono comprare senza nessun problema. Quindi hanno detto che non ci sono problemi, che chiunque può venire, basta che abbia soldi e può comprare. Va bene? C'è nessuno che ha domande?
Mi sentite, vero? Siete bene, no? Franco, mi senti, giusto? Sì. Ecco. Va bene, insomma, abbiamo fatto un'oretta, se non avete altre domande. Ah, ricordo che io... Ah, una cosa importante ve la devo dire. Direi che, secondo un po' la programmazione che vedo per quest'anno, direi che io prenderò probabilmente un cliente al mese, perché poi mi stanno aumentando anche altre cose, sono impegnato anche per altre cose. Quindi un cliente al mese è praticamente una settimana al mese, quindi sarebbero 10 clienti all'anno. Eccezionalmente posso diciamo prenderne due, però ho bisogno di un minimo di programmazione. Quindi tutti coloro che sono interessati, tenete presenti, come minimo 2 mesi. Bisogna che me lo dica, perché poi per tempo, perché poi dopo prendendone una al mese, non ha importanza se è la prima settimana o l'ultima, e dopo non c'è posto, si va magari al mese dopo, oppure 2 mesi dopo, 3 mesi dopo. Questo solo per dirvi così. Naturalmente la procedura ormai la conoscete quasi tutti. Bisogna fare l'intervista per bene con la consulenza per fare tutta la programmazione. Si organizza la settimana, in linea di massimo una settimana, poi se uno può rimanere di più. Va bene, non ci sono problemi. Il tempo di cui ho bisogno è una settimana, più che sufficiente per farvi vedere un po' di Dar es Salaam e poi Zanzibar. Bene, sono veramente 6 giorni. E va bene, poi a quel punto lì il soggetto rientra in Italia e poi decide quello che vuol fare. Ecco, tutti dovremmo. Dovremmo avere appunto un piano B, anche dovremmo avere almeno 2 piani B. Sono un po' di esperienza diciamo di mercati. Se niente c'è, per l'esperienza che ho fatto in America, poi mi occupo un po' di marketing, quindi la Tanzania, ricordatevi quello che vi dico io, è il paese del futuro, ma a prescindere dall'Africa, certo, è un paese ancora molto indietro, sì, ma la maggior parte delle cose ancora non funzionano come dovrebbero funzionare, ma se tutto continua secondo questo trend qui, la Tanzania è uno dei paesi più ricchi del continente, hanno tutto qua, e però devono ancora sfruttare le risorse che hanno. È l'unico paese che è cresciuto il 6-7% negli ultimi 20 anni, non ha avuto un giorno di lockdown, e quindi potete immaginare il vantaggio competitivo che il paese trofia adesso vedrà anch'io nel futuro, perché un po' di preoccupazione naturalmente ce l'ho anch'io, no? A parte, io sono in un villaggio, a me qui non mi viene a cercare. Non si sente. Nessuno, sto tranquillo, ho tutti i giorni a mare, figurati un po', può venire anche la terza, la quarta guerra mondiale e io sto tranquillo. Però naturalmente, dicevo, si spera sempre per il meglio, no? È chiaro, è evidente. Ecco, quindi diciamo che ci sono anche dal punto di vista economico, no? Economico, finanziario, è un paese che sta crescendo in maniera costante ed è, come dicevo, nonostante un po' di corruzione, ma quella tanto c'è da tutte le parti, è inutile. E sta crescendo in maniera costante, questa è la cosa che è molto importante. C'erano alti e bassi situazioni di crisi interne, guerre interne anche a livello politico, no, qui addirittura c'è più democrazia che da noi, anche se c'è un partito unico, quindi la democrazia non dovrebbe esistere, no? Sapete, la democrazia prevede almeno 2 partiti, qui c'è un partito solo, però c'è più democrazia qui che nell'Occidente. Posso dire io, poi ve lo può dire anche Franco, è in linea, tutti coloro che sono venuti possono confermare questa cosa qui. La libertà è una cosa importante, così come lo è la salute. Purtroppo, vivendo in Italia,
voi dovete sorbirvi lo smog, se vivete in una grande città, lo stress causato da questa situazione, problemi economici causati dalla guerra ed altri problemi finanziari, le scie chimiche, gli insetti nella pasta, poi tra poco vi daranno anche la carne sintetica e tutte le altre porcherie. Cioè, ma io anche per un fatto di salute, io ci starei lì, infatti sono venuto via dall'Italia nel 99, ma senza fare drammi, senza fare no, niente, essere consapevoli che non si sa più quello che si mangia oggi. Qua si mangiano cose ancora genuine, diciamo semi industriali, che possono piacere o non piacere, ma almeno sono genuine, sono fresche, Franco ve lo può confermare, qui è tutto fresco, perché non esistono fra l'altro i frigoriferi per la carne. La carne viene macellata, arriva sul punto vendita e deve essere usata, perché sennò poi tanto la buttano via, capito? Quindi è anche, secondo me, uno deve valutare piano B e piano C anche tutti questi aspetti qua. Se uno va in Costa Rica, ma siete così sicuri che non ci siano le scie chimiche in Costa Rica? Siete così sicuri che anche in America non ci siano gli insetti nel frumento? Voi andate in America, andate negli Stati Uniti, vedete come mangiano gli americani quello che mangiano, e poi altro che insetti si mangiano quando vanno a mangiare al fast food, no? Quando vanno, sapete che mangiano porcherie tutti i giorni. Ecco, quindi bisogna fare una valutazione generale di insieme. Se riuscite a fare questa valutazione generale insieme, a livello mondiale, vedrete che la Tanzania viene tra le prime tre nazioni al mondo. Per me è la numero uno, perché qui non c'è scie chimiche, non c'è niente, tutta questa roba qui. Almeno dal punto di vista della vita è un paese bellissimo, c'è il Kilimangiaro, ci sono spiagge fantastiche, il mare ovviamente è bello, ci sono i safari, ma cosa vuole uno di più? Bene, io allora, se c'è nessuno che ha domande? Max, una curiosità, così una roba... Mi è arrivata la letterina che dal primo di giugno mi triplicano la corrente elettrica in negozio. Ci sono problemi anche lì di aumenti di corrente elettrica? Ciao. Franco, li puoi spostare? Gli rispondi te. Allora, per quanto riguarda la corrente elettrica... Ascolta, per quanto riguarda la corrente elettrica, io di un mese ho speso 12 euro e mantengo le luci accese ogni sera tutto attorno a casa, frigorifero, eccetera, eccetera. Insetti? Niente, non te ne danno da mangiare? C'è il pesce fresco? Guarda, insetti ce ne sono quanti, che vuoi, quanti ne vuoi, se vuoi mangiarli, fa te, ma io anche no, grazie. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Va bene. Ok, no, però c'è da dire che la benzina costa cara, eh? La benzina in relazione al potere di acquisto dei tanzaniani addirittura costa quasi un euro che in Italia. Sapete che l'Italia è uno dei paesi in cui costa di più al mondo, eh? E proprio le ragioni, esatto, proprio per le ragioni che vi avevo detto, no? Che ce l'hanno il petrolio, ce l'hanno, e voglia di gas e petrolio, ma non sono ancora sfruttati. Questo va visto in chiave positiva, perché nel momento in cui riusciranno a sfruttarli, naturalmente prima di tutto ce l'hanno in casa e non dovranno comprarle, poi naturalmente costerà meno. Allora, via, se non ci sono altre domande, io chiuderei qui, ricordandovi l'appuntamento di sabato per chi vuole ascoltare, insomma, documentarsi un pochino sul discorso dell'oro. Sul mio sito ammenteaperta.net trovate la storia dell'oro, un piccolo report che ho fatto, messo insieme per i neofiti, che insomma raccomando la lettura. Poi ci sono anche altre due integrazioni importanti, integrazione 1 e 2, dove spiega appunto il fondo fiduciario, come funziona, perché, e anche altre cose molto importanti. E va bene. E poi la consulenza sull'oro è gratuita,
E poi naturalmente l'appuntamento del mercoledì, come al solito, per parlare di Tanzania e Zanzibar. Ci sono altre domande? Allora, benissimo, se non ci sono altre domande, io auguro la buonanotte a tutti e ci sentiamo la prossima volta. Grazie, ciao. Ciao. Grazie, ciao. Buonanotte. Grazie, buonanotte.